8 luglio di qualsiasi anno, rimpiazza l'indottrinamento con la natura. C'erano una volta i giornalisti veri che andavano a caccia delle notizie vere per aumentare le vendite delle testate giornalistiche per le quali lavoravano. Poi è successo che la IA, o il secolare nuovo ordine del male, ha stabilito di sostituire i giornalisti, significa sbarazzarsi degli esseri umani, per rimpiazzarli con IA. Cosa significa IA? IA, intelligenza artificiale, o AI in inglese, che significa artificial intelligence, ovvero non naturale, ovvio. A proposito, sapete cosa sono le fake news? Rivediamo un breve spezzone con la bella voce di Eva Suzette dal titolo Spiegazioni delle fake news del 28 febbraio 2018 che trovate su Indice Alfabetico dalla pagina web www.tinelli.eu. Ma c'è qualcuno che studia l'attività, che cerca di manipolarci tutti attraverso l'interesse del denaro? So che poche cose spuntano fuori dal nostro ambiente organico. Un famoso propagandista mi ha detto: «È tutto un film», mi disse. Mi fece rabbrividire allora. «Quasi tutte le scene o le immagini che incrociamo quotidianamente nella nostra vita», disse, «sono lì per una ragione. Spesso da qualcuno che ha pagato un sacco di soldi per metterle lì. Che sarebbe se tutta la campagna contro le fake news si trattasse di una manovra da parte di qualcuno per tenerci lontani, dal credere che alcuni siti web, con le loro storie controverse, fossero etichettate come fake news? Ma chi è che vuole questa cosa? Una volta collegati tutti i punti, ho scoperto che spesso si tratta di denaro. Mi chiedo, chi finanzia la prima bozza senza scopo di lucro e la manovra contro le fake news? Ho trovato la risposta. È stato Google. Non sono la sola che pensa che tutte le cose sono srotolate fuori dalla propaganda di questa campagna. Glenn Greenwald una volta ha scritto sul giornale: «La cosa più importante che dovete rendervi conto è che quelli che denunciano le fake news come più potenza sono tipicamente coloro che le disseminano con più aggressività». Quindi, qual è la lezione di tutto questo? Non sono qui per stabilire chi ha ragione, ma posso dirvi che coloro che hanno interessi più forti possono cercare di manipolare la vostra opinione. Numero 1. Quando i media sembra cerchino di formare, censurare fatti ed opinioni anziché riportarli. Numero 2. Quando così tanti media riportano le stesse storie, propagano la stessa narrazione, si affidano alle stesse fonti, usano anche le stesse frasi. Pensateci, ci sono centinaia di nuove storie che vengono riportate ogni giorno, ed un numero infinito di riportarle. Quando sono tutti sulla stessa pagina, può essere solo il risultato di una campagna organizzata. Vi lascio con un ultimo pensiero e vi avverto, si tratta di un nuovo slogan che viene bandito sull'alfabetizzazione mediatica. Vi dirò come fidarsi e di chi non dovete fidarvi. I fautori dell'alfabetizzazione mediatica sono impegnati per far approvare leggi statali e richiedere che venga insegnata la versione corretta dell'alfabetizzazione mediatica nelle scuole pubbliche. Stanno sviluppando siti web come risorse per plasmare il pubblico in collaborazione con le università. Penso che l'alfabetizzazione mediatica sia un nuovo nome promosso da alcune delle stesse persone che vogliono dirti cosa credere. Queste persone con i loro programmi personali usano termini progettati per ingannarti, facendoti credere che siano autorità neutre. Devi ricordare che quando i loro interessi stanno lavorando così forte per dare forma alla tua opinione, il vero obiettivo potrebbe essere semplicemente aggiungere un altro strato tra te e la verità. Se state seguendo questo canale sapete già che il secolare nuovo ordine del male, trovate il link nella descrizione del video, è il titolo del mio ultimo libro dove spiego che attraverso le religioni, la politica e l'indottrinamento scolastico obbligatorio hanno sradicato la parte naturale delle anime incarnate per rubare l'anima delle stesse. Il titolo di questo video è 8 luglio di qualsiasi anno rimpiazza l'indottrinamento con la natura. Perché, come è successo l'8 luglio del 2022 e l'8 luglio del 2023, anche quest'anno è successa la stessa cosa. Questa è la testata scientifica del National Geographic. Non dimenticate che sul prezioso indice alfabetico trovate le voci National Geographic imbroglia, National Geographic smaschera la ISS e Richard Byrd e la rivista National Geographic da scaricare. Come dicevo, ogni anno il 99% delle persone sulla Terra avrà, traduco, vedrà il Sole nello stesso momento come vedete qui.
Chiaro che quello che i liberi ricercatori come me hanno pubblicato nel 2022 e nel 2023 hanno fatto notare che un evento simile è impossibile se vivessimo veramente su un globo. Voglio dire, è una palla della palla e lo potete vedere nei video che vi ho sottotitolato prima, tanto che ho creato anche la playlist. Cosa è successo? Che la notizia che ogni anno il 99% delle persone sulla Terra vedrà il Sole nello stesso momento farebbe riflettere le persone, le quali potrebbero chiedersi: ma come cavolo fa la luce del sole ad illuminare una parte così grande della sfera del globo, più di metà? Così nel 2024 hanno smesso di pubblicare la notizia di questo evento, se non qualche testata araba come questa. Se andate sul sito Time and Date, l'8 luglio 2024 alle ore 12 tempo universale, ecco come viene illuminata la Terra. Ogni anno cercano di correggere il tiro. Questa è l'immagine del 2024. Quella in basso a destra del 2023 e quella in basso a sinistra del 2022. Vedete la IA come corregge il tiro? Comunque sia, tenendo buono anche l'ultimo aggiornamento di Time and Date, facciamo alcune semplici considerazioni, ok? Cosa è successo veramente l'8 luglio? I media hanno affermato la dichiarazione che quel giorno il 99% della popolazione si trova sotto il sole nello stesso momento. Ovviamente non parlano della superficie della Terra, ma in questa presentazione andiamo a confrontare il cerchio della Terra piana immobile col globo. Qui vediamo dove si trova il sole. In questa diapositiva si vede che il sole colpisce sempre e solo mezza sfera, sia il giorno dell'equinozio e dei solstizi d'inverno e di primavera, vale a dire per tutte le stagioni. Questa è la limitazione geometrica dell'illuminazione di una sfera, in questo caso del modello eliocentrico. I raggi del sole possono fornire la luce del giorno solo sul 50% dell'area della superficie della Terra e questo non può assolutamente mai cambiare. Pertanto, se la superficie della Terra è di 510 miliardi e 100 mila chilometri quadrati, metà area è 205 miliardi e 50 mila chilometri quadrati. Universe Today scrive: la superficie della Terra è di circa 510 milioni di chilometri quadrati, 5,1 per 10 alla ottava chilometri quadrati fa 196 milioni 900 mila miglia quadrate. 205 milioni e 50 mila chilometri quadrati è l'illuminazione della luce del geoide sulla Terra, come vedete qui. Se usiamo la mappa Mercatore, questa è l'area che ci si aspetta di vedere sul geoide sferico della Terra, che qui viene indicato in miglia quadrate l'8 luglio. Questa è la limitazione. E invece questi che vedete con le frecce nere sono i dati forniti dai media mainstream. In basso a destra sono indicati i punti zenith del Sole. Quello che scrivono è fisicamente impossibile per una Terra sfera, punto. Quello che vediamo qui è la porzione della copertura del Sole a livello della Terra l'8 luglio 2024, dove si vede geometricamente come funziona. Per chi è interessato, andate a vedere attraverso l'indice alfabetico i video degli anni precedenti. Grazie di aver guardato.